In tutta Italia si stanno svolgendo tante iniziative in occasione dei 100 anni dell'appello di Don Sturzo ai Liberi e Forti. Amici della Libertas ad Arezzo ha promosso un'importante iniziativa nella Sala dei Grandi. Qual è l'obiettivo e le finalità di questo momento? È un obiettivo che ha più aspetti. Il primo ovviamente è quello storico, 100 anni da una data e da un evento politico, sociale, culturale che ha riportato i cristiani, finalmente i cattolici, nella scena politica italiana, che è servito poi da humus per ricostruire nell'immediato dopoguerra questa nazione fino a diventare tutt'oggi una delle prime potenze economiche del mondo. Il tutto fatto da un uomo che, se lo si vede così gracile, in realtà era poliedrico, perché era un sacerdote, era un economista, era un bancario, perché ha fondato anche banche di credito cooperativo, e quindi non solo un uomo di fede, ma diciamo uno statista con l'S maiuscola, uno statista che io penso si possa tranquillamente annoverare tra i primi 10 degli ultimi 2 secoli di storia moderna. Un importante incontro ad Arezzo nella Sala dei Grandi a 100 anni dall'appello ai Liberi e Forti. Si parla molto anche di un'ipotesi di ricostituzione di un soggetto che abbia come riferimento la dottrina sociale della Chiesa. Qual è l'importanza di momenti come questi? C'è spazio per i cattolici in questo momento in politica? Esiste già il Partito Popolare Europeo, è già un gruppo presente nel Parlamento Europeo. La storia chiaramente italiana fu caratterizzata da quell'appello di Don Sturzo, che poi si è reverberato in tutta l'Europa. È evidente che il popolarismo è sempre attuale, perché è un modo di affrontare questioni, problemi, non solo con la moderazione, ma con le soluzioni ragionevoli e soprattutto nella prospettiva di un ordinamento democratico aperto alle esperienze anche nuove. Questo era il senso fondamentale, perché se pensate al momento in cui è stato fatto questo appello, era un momento storico di grande difficoltà, un momento in cui non esisteva nemmeno l'idea di una democrazia, di un suffragio universale aperto ad esempio anche alle donne, e quindi pensate a un momento del tutto particolare sul piano storico. Quindi quell'appello è stato fondamentale e la sua attualità è senza dubbio in questo momento rilevantissima, in particolare per quanto riguarda la tenuta della democrazia a livello europeo.